Allora, mi presento brevemente, sono Federica, lavoro in ISPI. Per chi non conoscesse ISPI, siamo un istituto per gli studi di politica internazionale, fondato nel 1934 a Milano. Di fatto siamo think tank, cioè un centro di ricerca, con focus sulle dinamiche internazionali. Facciamo attività di ricerca, appunto pubblicazioni che trovate gratuitamente sul sito web. Facciamo anche eventi, sempre ingresso gratuito, per discutere appunto di quanto succede nel mondo. Quindi, se vi interessano i temi di geopolitica, ma relazioni internazionali in genere, o comunque i temi caldi dell'attualità internazionale, potete fare riferimento agli approfondimenti che i nostri ricercatori ogni giorno pubblicano online. Facciamo anche formazione, motivo per il quale sono in grado di parlarvi oggi di tutte le opportunità che potreste trovare per iniziare questo percorso verso una carriera internazionale. Allora, come ISPI School, che è l'area della formazione di ISPI, facciamo un master di preparazione al concorso diplomatico, di cui vi spiegherò oggi come funziona per i requisiti, la struttura del concorso, come bisogna prepararsi, eccetera. Un master in cooperazione internazionale, di cui parleremo anche oggi. Quindi, che cosa vi serve per prepararvi verso un percorso nella cooperazione internazionale, che magari in pochi conoscono, ma attraverso diverse esperienze che riuscite a fare anche già da studenti, potete conoscere questo tipo di realtà e capire quale vi piace di più, quale è più vicina alle vostre aspirazioni, alle vostre inclinazioni. Poi vabbè, facciamo anche dei corsi brevi per chi volesse approfondire qualcosa in più oltre l'università. Vado rapida perché le cose da dire sono tante. Se poi avete dubbi, domande, a disposizione. Allora, vediamo insieme il mondo delle organizzazioni internazionali. Quali requisiti vi servono in modo che iniziate già da subito a formare bene il vostro percorso e il vostro CV? Come potete iniziare? Nel dettaglio poi vedremo concorso diplomatico e due programmi promossi dal nostro ministero per avvicinarvi al mondo delle Nazioni Unite. Allora, organizzazioni internazionali ce ne sono tantissime. Sicuramente le più famose sono le Nazioni Unite, l'Unione Europea, ci sono anche le ONG, magari meno conosciute, ma altrettanto importanti soprattutto per chi poi aspira al mondo della cooperazione. Una caratteristica per lavorare in questo settore è sicuramente dovete credere in quello che questo tipo di enti fanno. Cioè, se lavorate per le Nazioni Unite, credete in un ente sovranazionale, credete in un lavoro che vi permette di avvicinarvi alla gente per tutelare e promuovere i diritti umani, eccetera. Conoscete meglio di me le Nazioni Unite, per cui non mi dilungo. Unione Europea, idem, è un progetto sovranazionale per cui chi lavora nell'Unione Europea crede in questa idea di uno Stato al di là dell'interesse nazionale. Discorso diverso per chi sceglie la carriera diplomatica. Se io faccio il diplomatico, scelgo di lavorare al servizio del mio paese, quindi di fatto il mio compito principale sarà tutelare e promuovere gli interessi dell'Italia all'estero, senza dimenticare ovviamente che l'obiettivo è lavorare e cooperare con gli altri paesi. Ci sono poi istituzioni finanziarie internazionali, pensiamo alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale, altre organizzazioni come la NATO, l'OSCE, eccetera, e anche società e fondazioni private che lavorano in ambito internazionale. Questo per darvi un quadro di quante opportunità potete trovare in questo settore. Più o meno la maggior parte, anzi sì, quasi tutte le organizzazioni internazionali offrono dei programmi di stage e di tirocini, per cui l'unica cosa che mi sento di suggerirvi è pianificate in anticipo il vostro percorso, perché spesso i programmi di stage che offrono questo tipo di istituzioni richiedono tendenzialmente dai 6 mesi a un anno di tempo da quando fate la candidatura a quando iniziate lo stage. Qualche numero. Diplomatici italiani ce ne sono meno di 1.000 in tutto il mondo, tra ambasciate e consolati. All'ONU lavorano circa 26.000 funzionari, l'Unione Europea conta solo 35.000 nella Commissione, le istituzioni finanziarie abbiamo calcolato un 13.000 funzionari, di cui solo 6.000 alla Banca Mondiale. Le ONG non abbiamo un numero perché di fatto sono tante, ma è un settore che continua a crescere. Allora, le caratteristiche principali di un lavoro nelle organizzazioni internazionali. Sicuramente avete un lavoro prestigioso con continue opportunità di crescita, anche gratificazione a livello morale, soprattutto se poi andate a lavorare in progetti che hanno come obiettivo aiutare le persone. Considerate però anche altri aspetti che sono comuni a questo tipo di carriere.
Sicuramente dovete essere persone flessibili, disponibili a viaggiare. Vi capiterà spesso di cambiare sedi, mansioni. Quindi ci deve essere anche da parte vostra, scusate, una voglia di lavorare in un ambiente dinamico, una continua sfida anche con voi stessi, e dovete avere la capacità di adattarvi, perché a volte potete ritrovarvi a lavorare in contesti completamente differenti da quello a cui siete abituati. Requisiti e competenze. Vi serve sicuramente un non CV che sia rapido, nel senso è importante che finiate i vostri studi in tempo e con buone performance, perché se aspirate a una carriera internazionale la concorrenza è globale, quindi diciamo che il vostro competitor di riferimento è lo studente straniero, che spesso quando noi italiani finiamo la laurea l'altra persona ha già fatto più esperienze di noi, ha già finito gli studi prima, per meccanismi diversi, sappiamo, c'è un sistema scolastico differente. Però potete guadagnare tempo, nel senso che durante gli studi ormai, le università o anche al di fuori, ci sono tante opportunità da sfruttare, senza abbandonare i vostri studi, portando sempre... finendo sempre in tempo tutti i vostri esami, insomma, riuscite a fare qualcosa in parallelo, che è fondamentale, perché non, se aspirate a questo tipo di carriere non potete finire la laurea e aver fatto pochissima esperienza. Purtroppo questo è un requisito fondamentale per qualunque settore in cui andrete a portare il CV, sia che parliamo di appunto organizzazioni internazionali, ma anche nel privato. Purtroppo l'esperienza serve. Altro requisito fondamentale è l'inglese, come se fosse la vostra madrelingua, più una seconda e terza lingua. Chi ne sa meglio è, insomma, purtroppo ve lo ripeterò fino alla fine, ma è veramente fondamentale, dopo capiremo meglio perché. Formazione extra, anche questo è un elemento che fa la differenza in fase di selezione. E poi appunto, come vi dicevo prima, esperienze. Fate soggiorni all'estero, fate gli scambi anche tramite l'università, approfittatene perché veramente opportunità ce ne sono. Io qui vi ho segnalato le esperienze di volontariato, le esperienze di stage, non sottovalutate gli Erasmus, quella è un'altra esperienza fondamentale perché vi dà la possibilità di continuare i vostri studi, perché cioè, di fatto sono 6 mesi circa di studio. Ma andate in un altro ambiente, in un altro contesto culturale e iniziate a lavorare in gruppo con altri studenti che la pensano in modo diverso da voi, in un approccio diverso, ed è un'idea di cosa sarà poi il vostro lavoro con altre persone di altre nazionalità. Allora, come potete iniziare? Come vi dicevo prima, ci sono programmi di stage in tutte le organizzazioni internazionali. Troverete anche dei concorsi, sono molto selettivi. Una nota sugli stage, la maggior parte non vi dà garanzia di lavoro, per cui gli stage sono da considerarsi come un primo step per fare esperienza, quella famosa esperienza che vi serve assolutamente sul CV. Troverete sempre delle vacancy sui siti delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, eccetera, ma anche qui serve tanta esperienza. Se andate per esempio sul sito delle Nazioni Unite, sono pubblicate in media ogni 2 settimane nuove vacancy. Le attività ci sono, il bisogno di personale c'è, ma per accedere a quel tipo di vacancy vi si chiede un minimo dai 3 anni di esperienza in su, per cui come neolaureati è un po' difficile accederci. Fa eccezione la carriera diplomatica. In Italia si accede solo tramite concorso pubblico indetto dalla Farnesina e sono ammesse alcune classi di laurea magistrale. Quindi se aspirate alla carriera diplomatica, ahimè non ci sono programmi di stage, ma c'è soltanto questo concorso a cui prepararsi bene e da superare. Vediamo in dettaglio. Allora, per fare il concorso diplomatico serve essere cittadini italiani, avere massimo 35 anni di età. Le lauree ammesse al concorso sono quelle di economia, giurisprudenza, scienze politiche e relazioni internazionali. Sul sito del Ministero della Farnesina trovate tutti i dettagli delle classi delle lauree ammesse. È importante la laurea specialistica, quindi se qualcuno ha fatto una triennale in lingue, per esempio, e pensa di voler fare il concorso diplomatico, andate a guardarvi bene le classi di laurea ammesse, perché magistrale, appunto, non conta la triennale ai fini del concorso, quindi l'importante è che la magistrale sia in linea con questi criteri. E se fate una laurea all'estero, informatevi prima, perché ci sarà tutto un processo burocratico da fare per ottenere un titolo equipollente. Quali materie al concorso? Allora, storia delle relazioni internazionali è un percorso, è una bibliografia lunghissima. Se andate sul sito della Farnesina, il programma da studiare è veramente lungo.
Però se volete affrontare questo tipo di concorso, appunto, lo sapete da prima e avete tutto il tempo per prepararvi. C'è poi diritto internazionale, politica economica, lingua inglese senza dizionario sui temi di attualità internazionale e una seconda lingua. Allora, ai fini del concorso diplomatico, come seconda lingua voi dovete avere soltanto o francese o spagnolo o tedesco, magari tutte e tre, però ve ne serve solo una. Altre lingue ai fini del concorso non servono, quindi per la carriera diplomatica inglese più una seconda lingua scelta fra francese, spagnolo e tedesco. Come funziona il concorso? Allora, c'è una prima prova attitudinale, sono 60 quesiti in 60 minuti. Troverete le materie principali che vi ho elencato prima, più dei test psicoattitudinali. Punteggio minimo per superare la prova, 2/3 delle domande devono essere corrette. Questo è il primo step dove cadono in tantissimi, nel senso che 60 quesiti in 60 minuti è tanto, perché le domande spesso sono lunghe, cioè è tanto impegno, le domande sono lunghe, non fate in tempo spesso a leggere tutto il testo, che nel frattempo il tempo scorre e avete altre domande da affrontare, per cui c'è... ci sono delle tecniche da affinare per superare questa fase e innanzitutto dovete iniziare a saper gestire lo stress e gestire il vostro tempo in modo da organizzarvi mentalmente, individuare subito le risposte corrette e non perdere la calma. Di fatto poi è quello che vi servirà come diplomatico per affrontare tutta la serie di imprevisti che il vostro lavoro vi darà. Gli iscritti. Se superate l'attitudinale vi trovate 5 giorni consecutivi a fare 5 temi, sempre sulle materie principali di cui parlo. ...60/100. Soltanto per l'inglese è richiesto un punteggio minimo di 70/100. Quindi se tutte le prove, tutti i temi li fate benissimo, ma in inglese prendete 69, siete fuori. Per questo motivo vi dicevo, inglese è fondamentale. Se arrivate agli orali, vi aspetta un colloquio intenso in cui si riprendono le stesse materie degli iscritti, ma si aggiungono altri temi come diritto pubblico, contabilità di Stato, c'è anche una prova pratica di informatica. Se superate il concorso, iniziate subito come segretario di legazione, di fatto in prova per i primi 9 mesi, perché avete un corso di formazione da seguire al Ministero e poi potete partire per... all'estero. In genere calcolate che circa 2/3 della carriera si svolge all'estero e alternate periodi che fate presso la Farnesina, perché è sempre utile tornare al Ministero a vedere un po' com'è la situazione in Italia, e poi avete missioni all'estero che durano circa 3-4 anni. La funzione è raccogliere informazioni all'estero, vedere com'è la situazione nei paesi in cui siamo accreditati e poi aiutare a definire le linee guida per la politica estera. Si inizia quindi come segretario di legazione e poi al vertice ambasciatore. Quindi tutta una carriera si svolge in un percorso di crescita da segretario, consigliere di legazione, consigliere d'ambasciata, ministro e ambasciatore. Qualche numerino per darvi un'idea di quanto sia selettivo il concorso. Alle attitudinali nel 2018 erano in 793, sono arrivati agli iscritti in 263, ammessi agli orali 38, vincitori 33. I posti a disposizione sono più o meno quasi sempre 35. Fino a qualche tempo fa chi arrivava agli orali si sentiva già abbastanza tutelato, cioè ok, ho fatto gli orali, sono ammesso. Non è così, non è scontato, piuttosto che non ricoprire, cioè piuttosto che prendere persone che fino all'ultimo non li convince, non coprono tutti i posti, come nel caso del 2018 hanno dato posti soltanto a 33 persone. Nel 2019 i numeri non cambiano, alle attitudinali erano 900, agli iscritti 363, ammessi agli orali 46, vincitori 35. Per fortuna quest'anno hanno coperto tutto. Allora, lauree di provenienza. La maggior parte di chi vince il concorso ha fatto scienze politiche. C'è anche da dire però che è anche la maggior parte di quelle che si presentano al concorso, quindi se fate giurisprudenza, economia, non vi scoraggiate. E sono soltanto dei numeri, l'importante è che vi concentriate sulla complessità del concorso e vi prendete tutto il tempo per prepararvi bene. Una cosa che non vi ho detto, il concorso può essere fatto fino a 3 volte,
per cui anche noi a chi si prepara con noi suggeriamo di mettere in considerazione sempre una seconda opportunità, nel senso che è talmente investimento di tempo, di energie, anche a livello mentale, che se non ce la fate alla prima volta, al primo tentativo, fa niente, ci riprovate una seconda, perché talmente avete studiato che non ha senso buttar via tutto quello che avete fatto per un fallimento iniziale. Avete 3 possibilità, potete sfruttarle. Questo è un grafico giusto per darvi un'idea di quanti uomini e quante donne. In passato ce n'erano molte meno, adesso le donne per fortuna iniziano ad affermarsi un po' di più come vincitrici. Quindi, remind velocissimo. Per il concorso diplomatico preparate bene le lingue, ma soprattutto imparate a districarvi tra più discipline. Sarà fondamentale la vostra capacità di fare collegamenti tra le varie materie, quindi economia, diritto, scienze politiche, dovete saperne un po' di tutto, in modo da saper analizzare i fatti che succedono del mondo. Abituatevi all'analisi critica, leggete tanta stampa anche internazionale, sia perché vi fa bene per un ripasso delle lingue, sia perché vi aiuta a capire come da fuori vengono letti e analizzati gli stessi fatti fondamentalmente. Il concorso è difficile ma non impossibile. Sul sito della Farnesina ci sono gli esempi delle prove di concorso, anche quelle passate, almeno se volete avere un'idea della tipologia di tracce che presentano. Allora, spero di essere in tempo, ma vado veloce. Allora, per le Nazioni Unite, come vi dicevo prima, le Nazioni Unite offrono dei programmi di stage, ma la maggior parte non sono retribuiti. Ci sono 2 programmi che sono promossi dal nostro Ministero degli Affari Esteri e si chiamano Fellowship e JPO. Allora, il Fellowship vi permette di lavorare presso le agenzie delle Nazioni Unite o nelle sedi della nostra Agenzia della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo nei paesi in via di sviluppo. Come tempistiche, considerate che verso maggio-giugno esce il bando. A ottobre vi chiamano ai colloqui se avete superato il primo step sulla base del vostro CV e verso novembre ricevete le notifiche se siete stati selezionati. Trovate conferma di quello che vi dicevo prima, che servono sempre dai sei mesi a un anno prima di passare un concorso, chiamiamolo concorso perché comunque c'è una selezione, ci sono delle prove da affrontare. Il JPO è un pochino più alto del fellowship, nel senso che, tra un po' vediamo i requisiti, sono richiesti, l'esperienza fa la differenza in fase di selezione, più del fellowship. Con il JPO potete lavorare negli uffici del segretariato dell'ONU, in altre sedi delle organizzazioni internazionali convenzionate con questo tipo di programma. Adesso c'è il bando online, quindi se volete andare a guardare questo tipo di bando, sul sito Undesa trovate tutti i dettagli. Allora, requisiti. Per il fellowship bisogna avere massimo 28 anni di età, a differenza del JPO che invece è fino a 30 anni di età, 33 per chi studia medicina. Titolo di studio, una laurea specialistica o magistrale, nazionalità italiana, anche se da qualche tempo ci sono alcune posizioni per i cittadini dei paesi in via di sviluppo. Lingua assolutamente l'inglese, esperienza per il JPO minimo un anno. Per il fellowship nel bando è indicato che è preferibile avere esperienza di lavoro o di volontariato. In generale, più esperienza avete, più conoscenze linguistiche avete, più chance di essere presi avete. E anche qui nessun criterio di lauree, cioè sia che abbiate fatto scienze politiche, sia che abbiate fatto economia, giurisprudenza, scienze sociali, qualunque è ammessa a questi concorsi. Contratto di lavoro, se passate il concorso fellowship avete 2 settimane di formazione iniziale a Torino e 11 mesi e mezzo di borsa. Di fatto avete un contratto con uno stipendio mensile più dei rimborsi viaggio e l'assicurazione medica. Con il JPO avete fino a 2 anni di contratto e soprattutto con il fellowship non siete dipendenti delle Nazioni Unite, ma siete dipendenti dell'organizzazione a cui poi venite assegnati. Con il JPO avete fino a 2 anni di contratto e siete dipendenti, cioè siete proprio funzionari delle Nazioni Unite. Iniziate dal livello di ingresso, che può essere un P1 o un P2. Qualche numero. Non è per scoraggiarvi, ma perché appunto avendo tutto il tempo per prepararvi bene, sapendo prima queste cose, ce la fate anche voi. Allora, il fellowship passa 1 su 31.
Il JPO, che appunto è quello anche più alto, anche come contratto, 1 su 122, 1 su 40 UNV. UNV è il programma di volontariato delle Nazioni Unite, che non è un'opportunità per fare proprio carriera, ma è un programma che vi permette di iniziare a fare esperienza nelle Nazioni Unite. È un programma di volontariato retribuito, e quindi prendetelo in considerazione se volete adesso iniziare a fare del volontariato retribuito all'estero. Dopo magari vi do qualche dettaglio in più nella parte di cooperazione. Ultimi suggerimenti, prima di continuare con le mie colleghe. Fate esperienza, ve lo devo ripetere perché è veramente importante. Stage, volontariato, scambi all'estero, tutto quello che riuscite a fare, fate. Alla fine è importante che voi diate una certa coerenza al percorso, cioè non cambiate troppo, ma se non trovate l'esperienza che è proprio in linea con il vostro profilo, con quello che volete fare, con quello che studiate, fa niente, voi l'esperienza fatela lo stesso, perché comunque da ogni tipo di esperienza riuscirete sempre a trovare qualcosa di utile per rivendervi, sia per voi stessi, perché se non fate esperienza non potete capire neanche se effettivamente quel lavoro vi piace o non vi piace, magari avete in mente un'idea, poi fate un minimo di stage e scoprite che invece quello non vi piace per niente. Al contrario, fate uno stage che non vi piace e invece poi man mano scoprite che quel tipo di lavoro forse vi entusiasma o comunque non l'avevate considerato, adesso che lo conoscete meglio potete buttarvi dentro, insomma. Tenetevi aggiornati sui fatti del mondo, sia per un discorso di concorso diplomatico, sia per altre selezioni che farete. La capacità di potervi esprimere su quello che accade nel mondo è fondamentale. Pianificate almeno un anno in anticipo per i tempi che vi dicevo. Considerate ovviamente quello che volete fare, cioè non buttatevi su tutto perché mi serve esperienza, facciamo. Non dimenticatevi che comunque dovete fare qualcosa che vi piace e verso cui vi sentite predisposti, perché poi se iniziate a fare un lavoro che non vi piace da subito non è proprio carino. Provate a trovare sempre il punto d'incontro fra bisogno di fare esperienza, bisogno di capire cosa volete e quello che vi sentite più vicino a voi stessi, ok? Non so se è chiaro, ma magari dopo ne parliamo meglio. Dimostrate intraprendenza. Ovviamente nessun lavoro vi viene a cercare, per cui date un'occhiata in giro, guardatevi attorno e trovate l'opportunità appunto che vi ispira di più. Per il momento vi lascio, qui c'è la mia mail, per cui se anche oggi non vi venissero domande, ma dopo avete dubbi, considerazioni da fare, eccetera, scrivetemi pure, vi posso dare ulteriori suggerimenti, ok? Grazie.